Buongiorno, ciao a tutti ragazzi, e forza Juventus. Buon lunedì, buon inizio di settimana e un grande grazie. Un grande grazie perché ho visto che avete apprezzato tantissimo anche un video che nulla aveva a che vedere con la Juventus e a tratti nemmeno con il calcio. Partiva da una partita di calcio, da un avvenimento di una partita di calcio, il malore di Ndicka, e andava a strutturarsi in un'altra maniera. Quindi vi ringrazio per la sensibilità che avete dimostrato per un contenuto diverso. Ho apprezzato veramente tanto. Sembra che Ndicka in questo momento stia bene, sembra essere escluso anche qualche riferimento cardiaco, sembra escluso l'infarto, probabilmente ha preso un colpo sul costato e si parlava di polmoni, qualcosa del genere. Ora io non sono un medico, voglio lasciare i tecnicismi da parte, dico solo che per fortuna sembra tutto finito nel migliore dei modi. Bene così, chiudiamo una pagina che poteva essere preoccupante. Io ieri vi ho parlato di Morosini non pensando che effettivamente a Udine si era spento pure Astori, e quindi si andava veramente ad assumere dei connotati ancora più inquietanti, credo che sia il termine più adatto. Ma lasciamo da parte questa brutta vicenda che sembra essersi conclusa nel migliore dei modi e torniamo a parlare della Juve. Questa settimana sarà ancora importante per il calcio a livello mondiale, perché ci saranno delle coppe europee da osservare, da disputare, ma la notizia delle notizie è che la Juventus, pur non giocando ieri, si è portata a casa una piccola soddisfazione. Dico piccola perché ovviamente non può salvare la stagione questa roba qui, però ammetto che in cuor mio sono stato un pochettino sollevato dal fatto che l'Inter di Simone Inzaghi quest'anno non potrà rubare il record dei 102 punti della Juventus di Antonio Conte. E dato che quel record ci è costato anche la possibilità di giocare una finale di Europa League in casa, è stato un sacrificio talmente pesante, talmente grosso, che perlomeno, per fortuna, una piccola soddisfazione anche negli anni a venire, proprio in quest'annata, possiamo portarcela a casa. Quindi è ovvio che c'è poco da ridere, poco da festeggiare, la nostra situazione rimane comunque preoccupante, però per la storia, quella piccolissima soddisfazione, dai, ce la portiamo a casa ed è qualcosa che rimane da noi, non conta niente i record, assolutamente niente, però la piccola soddisfazione in più, devo dirvi la verità, ce l'ho avuta. Quindi bene così. Voglio leggervi un articolo oggi, facciamo una roba un po' più particolare, una roba che solitamente non facciamo. Non è un articolo scritto da qualcun altro, è un articolo scritto da me, il sottoscritto qualcuno l'avrà già letto, ve l'ho postato anche un po' nelle storie, l'ho postato su Twitter, però oggi andiamo a leggerlo perché è un articolo importante. Il titolo è La Juventus di Giuntoli ed è un articolo in cui si parla di Elkan e della lettera rivolta agli azionisti. Infatti scrivo: John Elkann ha scritto una lettera rivolta agli azionisti di Exor, holding finanziaria controllata dalla famiglia Agnelli. Tra i tanti passaggi fondamentali è stato ribadito che il 2023 ha rappresentato un anno di transizione con riferimento alla giustizia sportiva, etichettando la stagione in corso come vero e proprio anno zero. Secondo Elkann, la società sta oggi ponendo le fondamenta per il suo ritorno, sia dentro che fuori dal campo. Ma cos'è cambiato rispetto alla precedente annata? Nell'estate 2023 è arrivato a Torino Cristiano Giuntoli, dirigente attualmente campione d'Italia in carica. Proprio la sua figura, secondo Elkann, è fondamentale per costruire il futuro della Juventus. Non a caso ha firmato un contratto per ben 5 stagioni e con scadenza fissata al 30 giugno 2028. L'attuale football director non ha ancora completato un'intera campagna acquisti estiva con la vecchia signora, dato che lo scorso anno fu liberato da De Laurentiis soltanto luglio inoltrato. Ci sono altre 4 stagioni intere per l'ex Carpi e Napoli, che sarà chiamata in causa per la, si spera, vittoriosa ripartenza del club con più scudetti cuciti sul petto. Quello che colpisce della lettera del nipote dell'avvocato è l'assenza di qualsiasi riferimento all'attuale guida tecnica del club. Allegri è sempre stato un argomento di discussione nel consiglio di amministrazione o della dirigenza, mentre oggi si ritrova a dover ascoltare un silenzio assordante. Massimiliano è uno degli uomini della precedente presidenza Agnelli e viene naturale pensare che il suo destino sia ormai segnato. Ad avvalorare questa ipotesi è proprio la figura di Giuntoli, che pare essere l'uomo con pieni poteri sportivi all'interno della Juventus.
Se la società dovrà essere costruita a sua immagine e somiglianza, allora significa che il nome del prossimo allenatore sarà deciso proprio dal dirigente toscano. Il Barcellona, eliminando il Napoli dalla Champions League, ha regalato alla Juve la possibilità di partecipare alla prossima edizione del Mondiale per Club. In caso di finale di Coppa Italia, ci sarà automaticamente da giocare anche la Final Four della Supercoppa. Nelle ultime 7 gare del campionato ci sarà da ipotecare uno dei 4 o 5, aggiungo molto probabilmente 5, posti a disposizione per partecipare alla prossima edizione della Super Champions League con ben 8 partite garantite. Considerando anche le 38 canoniche giornate di Serie A, si rischia di superare quota 50 match in stagione. Thiago Motta sembra il nome caldo per iniziare ufficialmente questa nuova pagina di storia bianconera. Lato calciomercato, la sensazione è che a Torino si stiano preparando diversi acquisti finanziati da cessioni anche dolorose. Il piano dei dirigenti è quello di sfruttare il materiale tecnico forgiato dal lavoro di questi anni legato alla Next Gen e di affiancare a dei ragazzi di assoluta prospettiva altri giocatori con più esperienza ad alti livelli. È proprio il nome dell'attuale allenatore del Bologna sembra essere adatto per una sfida di questo tipo. A maggio 2021 veniva annunciato il ritorno di Allegri ed ero molto combattuto su come prendere la notizia. Da un lato ero felice perché tornava un allenatore vincente e che aveva dato tantissimo al club durante i 5 anni precedenti. Dall'altro nutrivo seri dubbi per la figura di Max in un progetto di ricostruzione. I risultati in precedenza erano arrivati attraverso la gestione di grandi campioni e personalità. Ecco perché oggi, a differenza di 3 anni fa, avverto che la scelta inerente a Motta sia estremamente più coerente ed affine ad una struttura di costi sostenibile in linea con le nuove regolamentazioni della UEFA, come ricordato oggi dallo stesso Elkan. Questo è l'articolo che ho scritto qualche giorno fa, non ve ne ho parlato prima soltanto perché era importante concentrarsi sul derby di Torino. Volevo parlare del campo, dei punti, di quello che manca per arrivare in zona Champions. In questa lettera Elkan è andato a ricalcare alcuni punti e in questo articolo sono andato a prendere le considerazioni che ritenevo più importanti. Sono anche andato a vedermi il video che ho pubblicato il 27 o il 28 maggio 2021, giornata in cui viene ufficializzato il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus. E ricordo perché lo sono andato a vedere, ma me lo ricordavo anche prima, che ero molto felice del ritorno di Allegri, perché effettivamente i 2 anni precedenti per me non erano stati pienamente soddisfacenti. Sì, Sarri aveva vinto lo scudetto, ma in quel momento di Juve lì, con l'acquisto di Ronaldo, lo stesso Allegri era stato esonerato per avere qualcosa in più, e la Juve era comunque uscita agli ottavi di Champions. Pirlo, che aveva portato comunque a casa scudetto e Coppa Italia e qualificazione all'ultima giornata, si sperava di fare qualcosa in più anche in Champions, nonostante Pirlo non avesse esperienza, eppure ancora un'eliminazione agli ottavi. Quindi andare a prendere un profilo come Allegri, che invece in passato aveva sempre fatto meglio in Champions, per me era qualcosa di positivo, a maggior ragione in una Juve che non aveva vinto il campionato, non era mai entrata in lotta per il campionato e che all'ultima giornata ha dovuto sperare nel suicidio del Napoli per arrivare in Champions, conquistando comunque 78 punti. La Juventus di Pirlo chiude a quota 78 punti. Quindi sono considerazioni sparse, è impossibile fare un parallelismo 1-1 con le stagioni, però a grandi linee, quando viene esonerato Allegri nella prima volta, io, ma tuttora ne sono consapevole, tuttora penso questa cosa, anche con tutto quello che è successo, la mia idea non era vincere lo scudetto l'anno successivo, era cercare una strada alternativa per fare meglio, dei risultati migliori, tramite un'altra strada. Ecco, quella roba non è arrivata. E allora la Juventus è tornata indietro e è andata su Allegri, e per quello per me era una scelta che comunque condividevo. Però attenzione, perché in quello stesso video dicevo, come ho riportato anche nell'articolo, non mi sembra Allegri l'uomo giusto per quello che vuole fare la Juve. Perché non prendiamoci in giro, questo progetto o processo, chiamiamolo come volete, di autosostenibilità della Juventus inizia nell'estate tra Sarri e Pirlo. Proprio lì la Juventus decide di dare un taglio a alcuni ingaggi pesanti, alcuni ingaggi folli, alcuni contratti pesanti, alcune carte d'identità un po' troppo ingiallite. Tant'è che in quell'estate se ne vanno Higuain, Matuidi e tanti altri giocatori che comunque hanno fatto la storia della Juve. La controtendenza è stato il mercato non di quest'anno, quindi quello dell'estate 2023, bensì quello dell'estate 2022, dove arrivano Pogba, Di Maria e questi giocatori qua che comunque vanno in controtendenza, appunto, il progetto iniziato nell'estate tra Sarri e Pirlo.
la Juventus a un certo punto aveva deciso di cambiarlo questo progetto, boh, può essere, sì, sacrosanto. Poi quest'estate cosa succede? Che lo stesso Di Maria va via, Pogba oggi sappiamo che è una situazione un po' particolare, però la Juventus, a parte quell'eccezione lì, aveva comunque cercato di fare un'altra roba. Poi che Vlahovic prenda uno stipendio elevatissimo, che Rabiot è stato rinnovato quest'estate con uno stipendio elevatissimo, sono tutte cose vere. La Juventus oggi è al lavoro per cercare di spalmare l'ingaggio di Vlahovic, e Rabiot oggi è un giocatore di cui non si conosce il futuro, forse addirittura non verrà rinnovato e non rimarrà a Torino l'anno prossimo, questo è ancora tutto da vedere. Però il punto focale del discorso è quello lì: la Juventus quel progetto o processo di svecchiamento e riduzione dell'ingaggio l'aveva iniziato ben prima di prendere Allegri, e quindi quando poi la Juventus prende Allegri, 3 anni fa come oggi, il dubbio è sì, però Allegri che quei risultati li ha raggiunti con una determinata rosa, oggi ce l'ha? La risposta di 3 anni fa come oggi, no. Oggi Allegri non ha mai avuto a disposizione nell'Allegri 2.0 la stessa rosa o una rosa di livello simile a quella del primo ciclo. Questo credo che sia chiaro a tutti. Poi, aggiungo, però, le tre rose nei 3 anni di Allegri non sono nemmeno giustificabili ad arrivare sempre 20 punti dalla prima e non portare a casa mai neanche un titolo. Quindi speriamo in questa Coppa Italia. Perché il punto è, non pretendo che Allegri mi vinca 3 scudetti in 3 anni se la rosa non è più quello, che mi faccia semifinale di Champions con un progetto diverso, meno campioni, eccetera, eccetera. Ma da quello a questo c'è un'infinità. Ieri, per estremizzare questo concetto, dicevo su Twitter: basarsi nel giudicare Allegri 2.0 sui risultati di Allegri 1.0 è come dire che Lippi nel mondiale del 2010 non ha fatto così male perché 4 anni prima ha vinto il mondiale 2006. È ovvio che non puoi basarti su questa roba, non puoi. Qualcuno potrebbe dire, sì, ma dai giocatore ad Allegri, vedi che può essere. Anzi, io stesso dico che secondo me Allegri dei campionati, che possa essere la Serie A, che possa essere la Liga, non lo so, dei campionati con in mano una squadra nettamente più forte delle altre, con dei valori assoluti, la vince. Perché Allegri è talmente cinico che vuole andare a prendersi i punti e basta, che per me, se un giorno dovesse allenare, non lo so, l'Inter l'anno prossimo, Allegri potrebbe essere uno dei candidati principali alla vittoria, perché ha in mano una squadra che è più forte delle altre in rosa. Se Allegri prende in mano il PSG, per me Allegri la Liga la vince. Però il punto qui non è Allegri, il punto è la Juventus. La Juventus ha iniziato questo progetto, questo processo, che deve essere coerente anche nella scelta dell'allenatore, partendo da quella che è l'idea del direttore sportivo, del football director, che oggi è Giuntoli. Elkan ha dato pieni poteri a Giuntoli, gli ha chiesto però una roba: la Juventus deve essere autosostenibile. Significa che non è competitiva? Beh, io dico proprio di no. A me sembra che la storia della Juventus comunque in generale sia frutto di cessioni importanti che vanno a finanziare altri colpi. Basti pensare a Zidane, ceduto per far arrivare tra gli altri Del Piero e Nedved, basti pensare a Pippo Inzaghi, ce ne sono tantissimi di giocatori della Juventus che sono andati via a peso d'oro nelle stagioni in cui serviva, per poi comunque non far calare, non far diminuire il valore della Juventus, anzi. Un altro che abbiamo vissuto di recente è proprio Paul Pogba, venduto a oltre 100 milioni, andiamo a prenderci Pjanic e Higuain e comunque l'anno dopo facciamo una finale di Champions. Non significa che se cedi o diminuisci il valore diventi meno competitivo, anche perché le strade della competitività arrivano anche dal lavoro quotidiano in campo. Il fatto che Allegri veda il calcio in un altro modo non significa che il prossimo allenatore, che sembra essere Thiago Motta, non possa raggiungere gli stessi risultati se non migliori. Il fatto che oggi ci sia della gente che mi dice sì, ma con un altro allenatore in Champions non ci saresti arrivato, perdonatemi, ma a me questa roba fa un po' anche scappare da ridere. Perché per quanto non siano le rose della Juventus del primo ciclo di Allegri di tutti e 5 gli anni, sono neanche le rose che avevano in mano Ferrara, Del Neri e Zaccheroni. Ecco, questo spero che possa essere condiviso, perlomeno. Spero. Così come non mi sembra che in Serie A ci siano delle armate irresistibili, o comunque con una continuità tale da permettere di arrivare lì a giocarsi tutti gli anni lo scudetto. L'anno scorso il Napoli ha vinto lo scudetto lottando da solo,
quest'anno l'Inter praticamente, perché poi la Juventus da febbraio in poi ha tirato i remi in barca. L'unico scudetto combattuto degli ultimi anni mi sembra appunto quello tra Inter e Milan, dove vince Pioli all'ultima giornata al Mapei Stadium. Quindi anche lo scudetto di Conte con l'Inter non mi è sembrato particolarmente combattuto, anzi. Poi c'è lo scudetto di Sarri, ma lì è un discorso con la pandemia di mezzo, lo lascerei da parte perché tutti i valori sono stati sballati. Però ragazzi, a me sembra di vedere che in Serie A la squadra che davvero fa bene quell'anno lì, poi lo scudetto lo porta a casa. E che negli ultimi anni abbiano vinto lo scudetto anche a squadre diverse. Quest'anno l'Inter, l'anno scorso il Napoli, prima il Milan, poi prima ancora l'Inter, poi prima la Juve. A livello di allenatori, se andiamo nello specifico, andando a ufficializzare già lo scudetto dell'Inter, Simone Inzaghi non aveva mai vinto prima di quest'anno. L'anno scorso Spalletti che non aveva mai vinto. L'anno prima Pioli che non aveva mai vinto. L'anno prima Sarri e Conte, con Conte che l'unico che l'aveva già vinto e Sarri no. Quindi nelle ultime 5 annate 4 allenatori che mai avevano vinto lo scudetto. Cioè, a un certo punto, il palmarès, il curriculum, bisogna anche lasciarlo da parte. Poi, attenzione, finisco il video con quello che immagino sarà anche il titolo, non ho ancora pensato, ma questo è quello che credo io. Non è che questo è Massimiliano Allegri, ok? Questo è Massimiliano Allegri. Questa è la Juventus. Non è che separando Massimiliano Allegri dalla Juventus quest'estate magicamente la Juventus arrivi da qui a qui. Subito. Questo è fuori discussione. Però va via, Massimiliano Allegri, arriva Thiago Motta, ok? Thiago Motta arriva alla Juve e con calma, con delle sessioni di calciomercato, perché io sto leggendo che adesso a Thiago Motta prenderebbero i giocatori che non hanno preso da Allegri. Ragazzi, cioè, il punto è che alla Juventus l'obiettivo, spero che ogni anno sia migliorare la rosa invece che peggiorarla, nonostante debba essere competitiva, nonostante debba essere autofinanziata, nonostante ieri Giuntoli ci ha detto ci saranno delle cessioni. Ma non è che la Juventus, perché cambia allenatore, allora la rosa la deve peggiorare. Cioè, io questo signore qui lo lascerei un attimo da parte e mi concentrerei su questa cosa qui, che è la Juventus. Sarà Thiago Motta? Gli venderanno Bremer e Chiesa? Faccio un esempio, gli vendono Bremer e Chiesa, gli prendono Calafiori e Meiners. Benissimo, Thiago Motta dovrà lavorare per portare la Juventus sempre più in alto anno dopo anno. Cioè, perché qui sembra quasi che ci sia qualcuno che non vede l'ora poi l'anno prossimo di fare i paragoni con la rosa che aveva uno, che aveva l'altro, per dire allora vedi che... Ma io questo lo capisco da parte di chi per mestiere fa il giornalista o l'opinionista e non tifa per la Juventus ma per il proprio unico pensiero che è un mestiere, quindi capisco che devi tirar l'acqua tu meno. Ma che i tifosi della Juventus, perché mi sta capitando di leggerne tanti già adesso, siano qui a dire però poi a Thiago Motta, ma se Thiago Motta l'anno prossimo allenerà la Juventus, ma tu non dovrai avere l'interesse che la Juventus sia meglio l'anno prossimo? E ve lo dice uno, lo ribadisco, che non considerava Allegri l'uomo giusto per il progetto, l'uomo più idoneo, più coerente per il progetto, non lo consideravo, ma dall'altra parte dicevo ragazzi, è fatto talmente bene che per fortuna riprendiamo una figura che... Se noi poi, dopo 3 anni, devo dire, mi sono sbagliato completamente, e ripeto, ve lo dice anche uno che al termine del primo anno dell'Allegri Bis diceva non si è vinto niente, si è arrivati in Champions dovendo acquistare a 90 milioni un giocatore a gennaio, perché sennò no. Non è una stagione positiva, anzi, è una stagione del genere, abbiamo visto nelle ultime annate, culmina con l'esonero. Però diamo segnali di continuità, poi l'anno prossimo ci pensiamo a seconda di come finisce l'anno prossimo. L'anno successivo di Allegri non è che finisce con della roba che è ingiudicabile fuori dal campo, per tutta la roba della giustizia sportiva, ma la stagione era già pessima prima di quella roba lì, la stagione sportiva. Quindi poi ne aggiungiamo un'altra in cui arriviamo a febbraio e poi implodiamo su noi stessi, ragazzi, cioè, a una certa credo anche che per il bene della Juventus la figura di Allegri si possa anche un attimino spostare e che si possa dare spazio ad altre figure come Thiago Motta o chi per lui, credo, e credo anche che sia giusto augurarsi che la Juventus possa migliorare piuttosto che rimanere così o peggiorare o pensare che il fatto che sarà autosostenibile sarà peggiore. Non è detto, ragazzi, per la prima volta, ascoltate bene, è la prima volta
la prima volta che la Juventus si ritrova ad avere un minimo accenno di progetto serio. E vi spiego il perché, ve lo faccio al contrario. Lo faccio al contrario. Prima di mettere Giuntoli, che c'è quel terremoto societario della Juventus con le dimissioni del CDA, dove Allegri, proprio da Elkan, viene messo a capo dell'area sport della Juve per terminare la stagione, avevamo riorganizzato la società con Cherubini, che si era occupato di tutt'altro, progetto Next Gen, eccetera, eccetera, come direttore sportivo. E arriva bene come direttore generale. Cherubini, che era una promozione interna. Prima di Cherubini era stata la promozione interna di Paratici, che non faceva quella roba lì, però dopo gli sono stati dati anche quei poteri. Paratici è diventato un misto tra il direttore sportivo e anche quello che faceva Marotta, che andava a parlare ai microfoni. Paratici, per quella roba lì, probabilmente, palesemente, non era tagliato. E sempre le promozioni interne, addirittura Manna, che oggi ha perso operatività. Manna, gli hanno tolto il cellulare, gli hanno tolto il badge, oggi non lavora più per la Juve, è un dipendente del Napoli. E qui a me sarebbe piaciuto liberarlo il 7 di luglio come Giuntoli, ma facciamo che va bene lo stesso. Anche Manna, promozione interna, noi ci siamo sempre ritrovati con i nostri uomini lì. Scelta dell'allenatore, il ritorno di Allegri, il presidente, Pirlo, il presidente, Sarri, gli uomini in dirigenza, ma il presidente non era d'accordo. Allegri in extremis, perché Conte si dimette. Se noi andiamo a ritroso, l'ultima volta che abbiamo fatto un progetto veramente serio, a partire dal dirigente che sceglie gli allenatori, che poi porta a vincere, è quando arriva Marotta e Paratici. Non promozione interna, arrivano da fuori, mettono del Neri, dopo una stagione brutta, l'anno zero, esonerano del Neri o chi aveva finito la stagione, non mi ricordo neanche più, e prendono Antonio Conte. Da lì, col dirigente che sceglie l'allenatore, e sceglie anche l'allenatore giusto, senza la squadra dei campioni, senza spendere un miliardo, ma con degli acquisti mirati, intelligenti, si riesce ad avere una crescita che ti porta a vincere lo scudetto al primo anno. Non vincerà lo scudetto al primo anno, fa lo stesso, non importa, anche se la Serie A ci sta dicendo che è possibile farlo. La Serie A ci sta dicendo che, lavorando anche allenatori che non hanno mai vinto, anche squadre che l'anno prima erano 10-20 punti in meno, possono vincere. L'Inter l'anno scorso arriva a pari punti con noi, il Napoli l'anno scorso vince, quest'anno è ottavo, il Milan non si sa, è una montagna russa infinita. Questo ci sta dicendo la Serie A, che i valori di una stagione l'anno dopo si possono azzerare, che degli allenatori che l'anno prima non avevano mai vinto lo scudetto lo possono vincere. Non significa che si vincerà, però significa anche che la Juventus è giusto che provi una strada diversa, una strada alternativa per arrivare lì, per arrivare a fare qualcosa di meglio. È giusto che la Juventus la provi, la strada alternativa. È giustissimo. Allora, questo è il primo vero progetto con un senso logico. Dobbiamo fare questo? Quindi essere competitivi ma autofinanziarci? Benissimo. Io, che sono Elkan, metto te, Giuntoli, a capo dell'area sport. Sei tu che prendi le decisioni, oneri e onori, tutto tuo, responsabilità e meriti, prendi, fai, gioca con la Juventus. Dobbiamo arrivare lì, hai carta bianca su come arrivarci. E allora, se l'allenatore, che nemmeno aveva scelto Giuntoli e che nemmeno aveva scelto questa dirigenza, perché Allegri è l'ultimo uomo di Agnelli, a me sembra anche, al di là dei risultati sportivi, delle dichiarazioni, delle idee, delle prestazioni, di tutto il resto, proprio incoerente voler andare avanti con Allegri o già preparare il terreno l'anno prossimo per fare i parallelismi con Allegri. Perché ve lo dico oggi, che è il 15 aprile 2024, l'anno prossimo chi per mestiere fa l'opinionista ma non tifa Juve e deve portare avanti determinate battaglie, se l'allenatore della Juventus farà peggio l'anno prossimo è perché Allegri era meglio. Se farà meglio è perché a lui hanno comprato questo, questo e quell'altro, a differenza di Allegri, anche se dovessero arrivare tre giocatori mai sentiti nel mondo. Questo è già quello che ci aspetta. Dico ci aspetta perché noi dobbiamo ricominciare a ragionare sulla Juventus. Quello che ci aspetta l'anno prossimo
è già pronto il copione da leggere da parte degli organi di informazione, è già pronto, perché non importa a certe persone quello che è la Juventus, importa soltanto portare avanti la propria campagna elettorale di propaganda. Prepariamoci a questa cosa, lo sappiamo tutti come funziona il giochino, lo sappiamo già che questo è quello che sentiremo. Noi ce ne dobbiamo fregare, noi dobbiamo pensare che finalmente la Juventus, partendo dalla proprietà, arrivando alla struttura sportiva, che va a ragionare sull'allenatore, ha un progetto con uomini che vengono da fuori senza autopromozioni interne obbligatorie per, e per la prima volta a livello logico dobbiamo arrivare lì, ci arriviamo in questo modo qui, poi vada come vada, ma il fatto che ci stiamo provando per la prima volta da quando ancora non avevamo aperto il ciclo dei nuovi scudetti mi fa pensare che è davvero il repulisti generale. Vedo anche dei parallelismi importanti. Arriva il nuovo dirigente, la prima stagione che è l'anno zero si sbaglia per un motivo o per un altro, la Marotta e Paratici avevano scelto Del Neri, qua Giuntoli non ha scelto la conferma di Allegri, ma fa lo stesso, il primo anno così, il secondo anno si sceglie un allenatore emergente che non aveva chissà quale palmarès, curriculum eccetera eccetera, ma aveva dimostrato di avere quel qualcosa in più. Io è anni che dico che la Juventus dovrebbe prendere il nuovo Conte, ma non Conte, un allenatore con le caratteristiche di Conte ma che non sia Conte, perché Conte, tutto il discorso oggi, è un allenatore diverso, un uomo diverso, è stato all'Inter, oggi ha delle richieste anche diverse eccetera eccetera eccetera. Thiago Motta, che è un nome che non mi convince al 100%, questo che sia chiaro già oggi, però è il nome che più di tutti mi fa dire ha senso e spero che possa essere il ricalco di quello che fu il primo Conte. Sta facendo vedere delle ottime cose, a me vengono i brividi a leggere della gente che prende per il culo Thiago Motta perché nelle ultime due partite ha fatto 0-0 quando sta facendo una stagione con il Bologna incredibile del quarto in classifica. Vengono i brividi a pensare che ci sia gente che lo prende per il culo per questa roba qui, perché le ultime due partite ha fatto due pareggi col Bologna. Vengono i brividi. Penso che sia anche necessario aprire un po' la mente e cercare di capire i contesti e soprattutto staccarsi dal discorso che voglio difendere la mia idea legata ad Allegri, che può cambiare e deve cambiare in base a come lavora Allegri, perché se no si tratta di ossessione in un senso o nell'altro, perché se avete Allegri davanti alla Juventus allora forse la Juventus non è la cosa che vi interessava di più, e iniziare a ragionare sui binari della Juve, che per fortuna sta facendo un progetto per la prima volta da 12-13 anni che ha un senso, partendo dalla dirigenza, dalla proprietà, arrivando alla dirigenza e poi fino al gruppo squadra. Fatemi sapere la vostra sotto nei commenti, scusate se sono andato un po' per le lunghe, erano tanti concetti che volevo buttarvi addosso, erano tante cose che mi frullavano un po' per la testa, spero che vi siano piaciuti anche i teatrini con gli oggetti e noi ci vediamo alle 14 su Twitch, oggi siamo su Tutti in the Box e sarò in studio in presenza.